Dopo 3 anni di sudore e momenti indimenticabili, è arrivato per me il momento di laurearmi allo IED. Tutto il duro lavoro mi ha portato qui e la possibilità di uscire con 110 lodi dipende solo da me. Ce la farò? Fra 2 giorni io mi siederò con 106 e visto che lo IED dà un massimo di 5 crediti per la laurea, prendere 110 lode ormai dipende solo da me e dal progetto che sto portando, per cui ho lavorato giorno e notte. Nell'ultimo video ci eravamo lasciati 2 giorni prima della laurea. Buongiorno, oggi è lunedì 26 giugno e domani io mi laureo. Sono super eccitato, non vedo l'ora di andare domani a parlare là. Mentre questo pomeriggio vi porterò con me allo IED nell'aula magna, dove domani avremo la nostra discussione e faremo delle prove classiche. Sì, ma perché il nostro progetto, il nostro lavoro è stato così impegnativo e stressante? Che cosa stiamo portando? Noi volevamo sfondare la classica presentazione noiosa da laurea. Volevamo renderla accattivante, intrattenente, veloce e soprattutto video. Volevo replicare i classici keynote che vengono fatti dall'Apple. Volevo portare qualcosa di mai visto prima, che non annoiasse, che non fosse il classico monologo di 30-40 minuti e soprattutto che fosse irriverente per una classica laurea. Era il mio asso nella manica per ottenere il 110 lode. Purtroppo l'idea è stata subito bocciata dai relatori perché era troppo difficile, non avevamo abbastanza e soprattutto non avevamo sufficiente tempo, perché il lavoro effettivo, il progetto, il nocciolo della nostra laurea era purtroppo troppo indietro. Io però non mi sono rassegnato, ho fatto pipa, ho continuato a lavorare al progetto, ma non mi sono levato dalla testa il mio obiettivo, ovvero fare quella video presentazione. E voglio fare questa breve clip prima di andare a dormire per condividere con voi un po' come mi sento. Riesco e non sono riuscito a rendermi conto di tutto quello che mi sta succedendo. Probabilmente tutti mi dicono l'importanza di quello che sto vivendo, di questo momento così, ma forse l'unico che ancora si deve rendere conto di ciò sono proprio io. Come se non riuscissi a percepire la sacralità di questo momento speciale. Spero domani di viverla meglio. Io questa sera ripeto un po', vi terrò aggiornati se domani qualcosa cambia. Io vado a letto e domani mattina non c'è sveglia. Ci svegliamo con calma quando vogliamo. Siamo arrivati, ragazzi, alla giornata e fra poche ore mi laureerò. Ora sono circa le 12:40, quindi sto un attimo andandomi a prendere un pezzo di pizza o qualcosa. Non c'ho tanta fame, in verità. Comincio a sentire un po' la botta, non nell'esposizione, più nella situazione in generale. Cioè, non riesco a identificare il motivo. Detto questo, io vi do solo un veloce feedback di oggi e non penso che registrerò tanto perché ci tengo a vivere questa giornata a pieno. Quindi se devo poi pensare a registrare, questo non me lo permetterebbe. Inizieremo alle 14:30, vediamo come va. Io vado a mangiare. Sono troppo felice, sembra il giorno più bello della mia vita. Abbiamo recuperato strada e mi sono accorto che teoricamente ci stava il tempo per lavorare alla sceneggiatura e quindi alla presentazione della video presentazione. Purtroppo i nostri relatori non erano convinti della struttura, perché secondo loro non adatta una tesi, e quindi ci hanno chiesto di stravolgere completamente la nostra idea. Per la prima volta io ho litigato con un professore, perché vedevo tutto il lavoro svolto andare buttato via. Alla fine però siamo arrivati a una bozza, una via di mezzo tra quello che loro ci chiedevano e l'idea di fare il keynote in stile Apple. Finalmente avevo la mia chance. Allora, questa è la situazione con questo lo zaino, perché voglio registrare e io sto felice come una Pasqua. Penso che raramente ho provato questa emozione del giorno, non vedo l'ora. La struttura è composta a capitoli e cronologicamente lo sviluppo del nostro progetto, partendo dall'ideazione fino alla realizzazione. Per raccontarlo abbiamo voluto
creare un'interazione tra i noi effettivamente fisici, reali, il giorno della laurea, con i noi registrati virtualmente. Ogni capitolo è introdotto con un nostro video preregistrato e in background delle animazioni, per poi andare ad attaccare noi nel reale, continuando a spiegare quello che stavamo spiegando e mantenendo sempre in video, in background, dei video e delle animazioni che mostrano quello che noi stiamo facendo, in modo però molto interattivo. Il risultato è una presentazione unica nel suo genere, che riesce a dimostrare come sia possibile raccontare un progetto così complicato e lungo, durato mesi, in soli 15 minuti. E sì, perché mentre tutti gli altri gruppi impiegavano tra i 30 e i 45 minuti a presentazione, il nostro ci ha impiegato solo 15 minuti, inclusi i ringraziamenti. Alla fine la commissione poteva leggere in maniera dettagliata tutto quello che abbiamo fatto tramite il nostro book di tesi, però poi l'obiettivo di questa video presentazione, oppure la discussione della nostra tesi, era quello di vendere il nostro progetto come se nessuno conoscesse quello che abbiamo fatto. E sì, perché ho voluto anche fare i ringraziamenti. Alla fine, con tutto quello che ho dovuto fare, per quanto ho dovuto lavorare a questa tesi, almeno 2 minuti alla fine, lasciatemi per ringraziare chi voglio. La mia faccia esprime chiaramente come mi sentivo, perché non è tanto il punto mancante, che poi alla fine vorrei capire cosa effettivamente costava a loro, ma più i 3 punti su 5 dati, che poi alla fine, comparandomi con le altre valutazioni dei miei colleghi, 3 punti su 5 sono stati il minimo, cioè non hanno mai dato 2 punti su 5 e molto spesso hanno dato 4 o 5 punti su 5. E questo mi fa solo tanto rabbia, perché poi in base a tutti i loro complimenti e le lodi che mi hanno fatto vorrei capire cosa è successo. Ma aspetta, ma lo sai che c'è? Ma sti cazzi! Troviamo sopra il tetto della mia ragazza che mi sta illuminando, perché ci tenevo un attimo a condividere come mi sentivo. La discussione è andata benissimo di per sé, soprattutto per quello che ci hanno detto. Io che ero nel dubbio se stavo portando una cazzata oppure qualcosa di veramente tanto figo e innovativo, quindi mi hanno dato solo 3 punti. C'è stata molta amarezza da parte mia, probabilmente anche perché mi ero fatto delle aspettative dopo il discorso che ci hanno fatto dopo la tesi. Non ho vissuto appieno quel momento, perché ero anche impegnato a cercare di non prendermela troppo. Questo è il mio grande rammarico. Poi stasera siamo andati a mangiare a cena fuori con tutta la famiglia, ora siamo tornati a casa, che è abbastanza tardi. In questo momento mi sento anche un po' malinconico, perché è già finito tutto, è già finita la festa, è già finita i ringraziamenti, tutte le persone che mi hanno seguito. Gran parte, secondo me, anche del piacere che ho avuto oggi è stato avere così tante persone che sono venute alla mia discussione, così tante persone che mi sono venute a dire che hanno visto qualcosa di unico, di strafico, tutte queste cose. Quindi che il fatto di portare, di mostrare qualcosa alle persone che stanno nella mia vita ma non vedono quello che faccio tutti i giorni. Penso che comunque sono anche un po' malinconico, perché finisce una era importante della mia vita, mentre non so cosa mi riserva il futuro. Io sono un po' così ora e secondo me ci sta. Da domani probabilmente mi sentirò diverso, però ci tenevo un po' a catturare queste emozioni, proprio perché probabilmente sarà l'ultima volta che provo queste cose. No, prima che mi rimetta a piangere, vi saluto e ci vediamo domani magari con delle dichiarazioni in conferenza stampa più a freddo. Sono passate ormai 24 ore, quando posso dire effettivamente che mi sono laureato e quindi sono un dottore. Breve piccolo feedback di
come mi sento, oltre a tutte le clip che hai visto di ieri sera. Questa mattina e questo pomeriggio sono andata allo IED, perché comunque ci sta Serena che ancora si deve laureare. Lei si laureerà l'11 luglio. Dopo ieri comunque non sono più deluso per il voto, non mi frega niente. Sono molto triste perché non mi sono goduto quanto avrei voluto godermi quella giornata, perché ieri ero veramente tanto deluso e arrabbiato per come erano andati alla fine i voti. Vabbè, il voto passa e sono stato veramente stupido a comportarmi così, ma non perché è sbagliato arrabbiarsi, perché comunque sono convinto ancora di quello che è successo, però cioè, alla fine poi ci ho rimesso io e i miei ricordi di quella giornata, quindi a me quello mi interessa, di avere un bel ricordo. Ho un bellissimo ricordo, secondo me sarebbe potuto essere ancora più bello, però non si può tornare indietro, bisogna accettare quello che si ha. Quando oggi ero stato allo IED, stavo in aula con dei ragazzi, mi sembra del primo, sempre di Sempre la Comunicazione, che stavano facendo gli esami, quindi ci stavamo io e Serena, che stavamo io editando, lei preparando la sua tesi, e ha fatto veramente effetto stare vicino ai ragazzi che eravamo noi 3 anni fa e avevamo le stesse paure, le stesse cose. È stato molto emotivo, oggi ci tenevo a registrare, ieri sera ci tenevo a registrare perché sono tantissime emozioni e probabilmente se non le registrassi con il tempo andrei a dimenticare tutto quello che ho provato, e sono veramente tanto felice che ho la possibilità di lasciare un'impronta di quello che sto vivendo indelebile. Si conclude effettivamente così il percorso allo IED, quindi sia a livello scolastico sia poi tutti i video che ho fatto per questo istituto. Ora inizia finalmente la vera vita, e se volete scoprire un po' come sta andando, come non è tutto rose e fiori, se poi effettivamente lo IED ti aiuta a trovare lavoro, e qua me ne sono successe di cotte e di crude, vi consiglio di rimanere collegati su questo canale iscrivendovi, perché il prossimo video parla proprio di come sta andando effettivamente la mia vita dopo lo IED. Io vi ringrazio come sempre, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.